L'evoluzione è il campo della scienza che forse racconta più storie di tutti gli altri. Racconta un sacco di storie, solo che a differenza dei miti e delle narrazioni che raccontiamo ai bimbi, noi cerchiamo di ricostruirle attraverso delle prove, delle evidenze, degli indizi, un po' come Sherlock Holmes. Le storie però, noi lo sappiamo, sono scivolose, hanno dei pro e dei contro, ci possono affascinare, ma ci possono anche ingannare, ci possono raccontare delle ricostruzioni false. Molti anni fa, un mio collega, molto più illustre di me, si chiamava J.B.S. Haldane, è stato uno dei padri della genetica delle popolazioni, si trovava in un salotto ad Oxford, molto formale, con presenti teologi, signore, principesse, e una di queste, a un certo punto, gli chiese: ma senta, professore, ma se lei dovesse immaginarsi il creatore, che cosa vedrebbe? Come se lo immagina? Era una domanda un po' tendenziosa, perché Haldane era noto per essere ateo, miscredente, comunista, l'aveva addosso tutte, in Inghilterra, soprattutto in quell'epoca, e Haldane rispose: guardi signora, non lo so, però se dovessi immaginare il creatore, penso che egli abbia una smodata passione per i coleotteri. Cosa voleva dire Haldane? Voleva dire che se noi guardiamo la Terra e la biodiversità dal punto di vista di un evoluzionista, la prima cosa che notiamo è che noi siamo alla periferia dell'impero, noi non siamo al centro di questa storia, siamo una delle tante meravigliose specie prodotte dalla storia naturale. La storia che vi racconto adesso brevemente è frutto di ricerche recentissime, quindi vi racconto cose che abbiamo scoperto da poco, pochi mesi, e che sconvolgono decisamente il nostro modo di raccontare l'evoluzione umana. È la storia di una delusione, tutto sommato, ma una delusione costruttiva, una delusione che ci fa bene, che ci fa pensare, che rimette in moto le grandi domande che la scienza è capace di sollevare. Da dove veniamo? Perché? Cosa ci facciamo qua? Qual è il posto dell'uomo nella natura? L'inizio della storia è in questa immagine che vedete alle mie spalle. È una pagina affascinante, misteriosa, scritta da Charles Darwin stesso, risale a luglio del 1837. Se vi ricordate le date, vuol dire che era giovanissimo, era nato nel 1809, non aveva ancora 30 anni. Era appena tornato da un viaggio meraviglioso in giro per il mondo, che abbiamo studiato tutti, durato 5 anni. Torna nel 36 e, appena tornato, inizia a scrivere questi taccuini privati, privatissimi, così segreti che saranno praticamente l'unico scritto darwiniano che lui deciderà di non pubblicare mai, e dirà proprio: mi raccomando, non diffondete mai quello che ho scritto da ragazzo appena tornato da questo viaggio. In una di queste pagine c'è questo diagramma bellissimo, vedete, lui chiama The Tree of Life, l'albero della vita, e scrive, vedete, I think, io penso che, e per la prima volta scrive a se stesso, perché sta parlando a sé, quello che ha capito dell'evoluzione, cioè che l'evoluzione è un albero, e come un albero ha un fusto, cioè l'antenati comuni, e poi ha delle ramificazioni, le specie che si diversificano nel corso del tempo, che poi si estinguono, che si moltiplicano, e così via. Una storia interessante, una storia plurale, fatta di tante specie diverse. Perché vi racconto una storia che è in realtà una delusione? Perché quando noi poi siamo andati ad applicare questa idea darwiniana, già del 37, poi lui diventa famoso, pubblicherà L'origine delle specie 20 anni dopo, quando abbiamo trattato l'evoluzione umana, stranamente gli scienziati stessi hanno fatto un'eccezione. E dico gli scienziati stessi, non persone esterne alla scienza o degli avversari dell'evoluzione, ma se guardate per esempio come Thomas Henry Huxley ricostruiva l'evoluzione umana, vedete che è molto diversa dall'albero che vi ho fatto vedere prima. Quella di prima era una storia di diversità, di molteplicità, di convivenza di specie diverse. Questa è una storia molto diversa, una storia in cui c'è una sola specie per volta, si procede in modo lineare, questa è una grande storia di progresso. È quella che un mio collega, che è stato molto importante nella mia formazione, si chiamava Stephen Jay Gould, definiva la nostra grande illusione. L'illusione è che Homo sapiens, che è sempre messo in fondo, all'estrema destra, e rappresenta il culmine dell'evoluzione, l'illusione è che in fondo la storia dovesse necessariamente portare fino a noi. Sicuramente questa è un'immagine molto familiare per tutti noi, la troviamo sempre scritta sui giornali, in televisione, l'abbiamo vista citata tante volte. Quello che abbiamo scoperto di recente è che questa eccezione non vale, è caduta, l'abbiamo messa in discussione. L'evoluzione umana non è andata affatto
in questo modo. Vi faccio vedere delle altre alternative di questa immagine che viene usata nella pubblicità, viene usata ovunque. La mia preferita è quella in alto a destra, che è comparsa su una rivista femminista e mette a confronto l'evoluzione del maschio molto lenta, graduale ma progressiva, e quella della femmina stranamente molto stabile, ma l'ho trovata in tutte le salse questa immagine. È una sorta di grande icona, un'iconografia. Anche oggi, quando noi pubblichiamo articoli riguardanti l'evoluzione umana che vadano sui giornali, sempre ci mettono questa immagine. A me è capitato anche di recente, la prima riga del mio articolo era «Non esistono anelli mancanti nell'evoluzione» e mi hanno messo immediatamente questa immagine con gli anelli mancanti dell'evoluzione. Quindi è qualcosa di molto potente, di profondamente radicato nella nostra mente. La versione però decisamente che io scelgo come la migliore in assoluto al mondo è questa, che è stata proposta nei Simpson, dove l'evoluzione culmina inesorabilmente, meravigliosamente in Homer Sapiens, che vedete all'estrema destra. Perché è molto strana questa eccezione? Perché mentre noi continuavamo a tenere in piedi questa grande iconografia della speranza, gli scienziati andavano avanti e ricostruivano le storie evolutive, le storie naturali delle specie, in un modo molto diverso. Questa è un'immagine meno decifrabile delle precedenti, ma è meravigliosa. Vi dico solo una cosa, io penso che se un extraterrestre dovesse cadere sulla Terra fra un po' e noi dovessimo raccontargli una delle grandi conquiste della scienza e del sapere, ci sarebbe la teoria della relatività, va bene, un sacco di scoperte in ambito fisico, ma io gli farei vedere questa immagine e gli direi: guarda, qui c'è la specie Homo sapiens che grazie alla scienza è riuscita a fare una cosa, è riuscita a mettere insieme, a ricostruire l'albero della vita, cioè a capire la parentela tra tutti gli esseri umani, ma proprio tutti, dal battere fino all'animale più complesso, fino al giaguaro, alla giraffa, agli esseri umani che hanno abitato e che abitano questo pianeta. Questo albero della vita mette insieme tutti i viventi che noi conosciamo e vedete che è un albero, che è ramificato, ci sono tante specie. E se volete trovarvi è estremamente complicato, perché noi siamo qua, siamo gli animali, dentro qua, tra l'altro siamo un pochino più vicini ai funghi che non alle piante, anche questa cosa non ci piace tanto, e dentro gli animali dovete fare un ramoscello di un ramoscello di un ramoscello per 9 volte prima di trovare Homo sapiens. Quindi siamo alla periferia dell'impero della biodiversità, come aveva detto Haldane con quella battuta spiritosa per scandalizzare la signora. La stessa cosa, se ci avviciniamo alla nostra storia più particolare, alla nostra famiglia, ma troviamo lo stesso schema. Vedete, questo non voglio raccontarvelo perché è un po' tecnico, ma vedete che se guardate questa immagine, noi siamo qui, noi siamo questa specie, siamo dentro questo genere, che è il genere Homo. Se voi guardate alle vostre spalle, trovate una storia di grandi ramificazioni come queste. Quindi trovate un cespuglio, non una scala. Non trovate una linearità, trovate una molteplicità. E la cosa interessante, per esempio, in schemi come questi, vedete, in qualsiasi momento voi tiriate una linea del tempo, immaginatevi di avere la macchina del tempo, scegliete un'epoca qualsiasi, per esempio, non so, 10 milioni di anni fa, tirate la linea e quello che scoprite è che in qualsiasi momento della storia evolutiva c'erano tante specie diverse contemporaneamente, chi più, chi meno, cugina delle altre. Qui vedete, se voi partite dall'oggi, vedete che Homo ha un antenato in comune con lo scimpanzé, che è vissuto all'incirca 6-7 milioni di anni fa, e andando più indietro ne ha uno con i gorilla, con gli oranghi, con i gibboni e con tutto il resto del vivente. Quindi è un'immagine molto sintetica, molto potente. Perché è caduta, è entrata in crisi questa immagine così potente dell'evoluzione? Come capita spesso nella scienza, c'è un po' di inerzia, le idee nuove a volte fanno un po' fatica ad entrare, poi però vengono sommerse dalle anomalie. Non funzionava quel modello e alla fine, con molta fatica, lo abbiamo abbandonato. Questa è una scoperta bellissima fatta nel 2009, pensate che ha conquistato ben 2 copertine di Science, dato l'importanza della scoperta. La scoperta più importante del 2009 è un nostro possibile antenato, si chiama Ardi, l'Ardipithecus. Se lo guardate un po', vedete che è un mix di caratteri moderni e di caratteri arcaici, è un po' uno scimmione, lo si vede dagli arti superiori così lunghi, dall'alluce divaricato, però è perfettamente bipede, ha la faccia piatta e quindi è un mix di caratteri. Ma la cosa interessante che abbiamo scoperto è che questo nostro antenato non è stato all'inizio di tutta la storia, ma ha vissuto insieme con tanti altri. Guardate, questo è un esempio abbastanza incredibile, questa è una sola vallata dell'Etiopia, una sola vallata dell'Etiopia. Anche noi sapiens siamo nati da quelle parti lì, in una di quelle vallate, e in una sola di queste vallate c'erano addirittura 3 generi
umani differenti, che sono quelli indicati con i colori diversi. E non succede mai che sparisce uno e viene sostituito da un altro. Quello che succede è che convivono insieme in un modo cespuglioso. Qualcuno si estingue, qualche specie nuova nasce e si crea quella immagine complicata e interessante dell'evoluzione che ci riguarda anche direttamente. Ecco, questo è il modo con cui noi oggi, insieme con i miei colleghi, ricostruiamo l'evoluzione umana. Vedete? Il tempo scorre dal basso verso l'alto, è un vero e proprio cespuglio. Vedete che da quando c'è stato l'antenato comune tra noi e gli scimpanzé, ci sono state tra noi e loro quasi 20, forse addirittura 22, c'è chi dice 25 specie diverse. Altro che la scala lineare, è molto più complicato, un sacco di specie diverse. Anche qua, in qualsiasi momento voi tiriate la linea, trovate un sacco di specie contemporaneamente. La cosa che abbiamo scoperto di recente, nell'ultimo anno e mezzo, e che ci ha un po' sconvolto perché non ce l'aspettavamo, è che questa storia riguarda anche i tempi recentissimi. Se voi guardate dentro qua, Homo sapiens è in alto a destra, noi siamo l'ultimo ramoscello, questo qua. Qua è l'oggi, il presente. Se voi andate indietro pochissimo tempo, anche solo 40-50 mila anni, scoprite che sulla Terra esistevano altre specie umane. Quello che abbiamo scoperto di recente è che fino a 35, massimo 40.000 anni fa, pensate, sulla Terra esistevano 5 specie umane contemporaneamente. Che è una cosa che facciamo quasi fatica ad immaginare, 5 specie umane. Se un extraterrestre fosse caduto 40.000 anni fa, avrebbe visto circolare sulla Terra noi sapiens, un po' dappertutto, e altre 4 forme umane. Questo apre un sacco di interrogativi naturalmente molto importanti e anche intriganti. Questa è una delle ultime scoperte, fatta in Indonesia, su una piccola isola, Flores. Noi abbiamo trovato cicogne alte 1,80 m, topi lunghi 1,5 m, coda compresa, e ominini piccoli che non superavano quasi mai 1 metro. Questo è un nostro parente, un nostro cugino, scoperto pochi anni fa su quest'isola, è rimasto bloccato su quell'isola per centinaia di migliaia di anni ed è diventato piccolo. Questo è un meccanismo evolutivo che si chiama nanismo insulare, succede spesso. È successo anche in Italia. Sapete che in Sicilia c'erano gli elefanti nani, no? Che erano grandi, praticamente come un cane di grandi dimensioni. In Sardegna c'erano i mammut nani. Questo perché quando specie a sangue caldo di grandi dimensioni rimangono bloccate su delle isole, conviene loro, per selezione naturale, diventare più piccoli. Però questa è la prima volta che incredibilmente vediamo questa cosa succedere in una specie umana. Ma il fatto ancora più sconvolgente, tant'è che ci abbiamo messo qualche anno prima di accettare davvero e di rassegnarci all'evidenza, questo omino qua, che è stato subito chiamato ovviamente Hobbit Man dagli scienziati, l'Hobbit Man su quell'isola di Flores, è andato avanti, è sopravvissuto fino a 12.000 anni fa, l'altro ieri. Praticamente noi tutti a scuola abbiamo studiato gli Egizi, i Sumeri, le civiltà della scrittura, le piramidi. Prendete le piramidi, andate indietro qualche migliaio di anni e sulla Terra esisteva un'altra specie umana, nostra cugina, con la quale noi abbiamo vissuto e con la quale ci siamo incontrati pure, perché noi siamo passati da quell'isola. Lo sappiamo perché i Sapiens sono arrivati in Australia molto tempo prima che questa si estinguesse, quindi sappiamo anche che li abbiamo incontrati, che ci siamo visti. Ma incontri ravvicinati di tipo preistorico ce ne sono stati ancora di più sconvolgenti. Questa è l'ultima scoperta, vedete che è dell'aprile del 2010, il paper. In Asia, per farla breve, è stata scoperta in questa grotta, che è sui monti Altai, nella Siberia meridionale, è stata scoperta un'altra specie umana che non ci aspettavamo esistesse. Noi sapevamo che in questa grotta, la grotta di Denisova, ci stavano già 2 specie. Noi sapiens, già da 40-50 mila anni fa, e il Neanderthal, famosissimo, l'abbiamo studiato tutti a scuola, no? Sapete che l'uomo di Neanderthal non è un nostro antenato, era un nostro cugino. Abbiamo vissuto insieme con lui, anche qua in Italia, in queste vallate, proprio in queste zone, c'erano i villaggi dei Sapiens e i villaggi dei Neanderthal. Comunicavamo probabilmente, ci scambiavamo addirittura forse le tecnologie. Ci sono dei siti in cui a volte una novità compare nell'accampamento dei Sapiens e poi la vedi nei Neanderthal e viceversa, quindi vuol dire che c'era una relazione. La nostra storia evolutiva ha avuto un sacco di alter ego, non siamo mai stati soli, è da pochissimo tempo che siamo soli su questo pianeta. E in quella grotta gli scienziati pensavano di trovare o Sapiens o Neanderthal o tutti e due. Sono andati a prendersi un piccolo mignolo, una falange di un osso, di uno scheletro, l'hanno portato in Germania, hanno tirato fuori il DNA, sapete che oggi si può fare, non è Jurassic Park, ma insomma si può fare, si tira fuori, e si può vedere a quale specie appartiene. Si è scoperto che non era né dei Sapiens né dei Neanderthal, ma di un'altra specie ancora.
Quindi una storia molto complicata di convivenze. So già che vi state chiedendo una cosa che ci chiediamo tutti, no? Perché l'evoluzione, lo diceva Gould stesso, è una storia di morte e di sesso. E le due cose ci interessano sempre un sacco. Quindi, come sono finite tutte queste specie? Non lo sappiamo. Quindi come si sono estinte? Il lato morte non lo sappiamo. Si sono estinte tutte molto di recente e forse, anche questo so che lo state già pensando, c'è il nostro zampino. Quindi un pochino abbiamo contribuito anche noi ad estinguerle, ma non sappiamo esattamente come, perché non è stato niente di drammatico, su questo siamo sicuri. Non è stato un genocidio, non le abbiamo estinte direttamente. Deve essere successo qualcosa d'altro che ha portato al loro regresso progressivo. Fatto sta che da poco tempo siamo rimasti l'unica specie umana sul pianeta. Poi c'è il versante sesso, e il versante sesso è anche questo sorprendente. Fino a qualche mese fa vi avrei risposto che le specie non potevano accoppiarsi tra di loro, non c'era una barriera genetica, pensavamo, ma l'ultima scoperta che abbiamo fatto è che non è così. Non è così perché, pensate, tutti i sapiens non africani, quelli cioè usciti dall'Africa e poi rimasti fuori dall'Africa, contengono nel loro sangue probabilmente una traccia neandertaliana, dal 4 al 6%. Quindi nel nostro DNA, nel nostro sangue, scorre una piccola traccia del Neanderthal. Com'è possibile questo? L'unico modo, o perlomeno il modo più plausibile per spiegarlo, è che almeno in un momento, si pensa in Medio Oriente, per 10-15 mila anni, ci siamo accoppiati, abbiamo avuto accoppiamenti fertili, quindi le due specie si sono unite insieme. Per poco, poi si sono separate, una delle due si è estinta e noi, sapiens, abbiamo avuto il sopravvento. Però è un bel dogma che cade questo, perché il nostro genoma non è solo nostro, quindi non dobbiamo essere troppo gelosi, ma è un mantello di arlecchino dentro il quale ci sono tracce addirittura di altre specie. Non siamo soli nemmeno dentro il nostro genoma. Vi faccio vedere questa immagine perché noi siamo usciti da qui, questo è un altro dato recentissimo, lo stretto di Djibouti. Da questo piccolo passaggio sono uscite le popolazioni dei sapiens, che poi uscendo hanno incontrato le altre specie che erano uscite prima, il Neanderthal, l'uomo di Denisova che vi ho fatto vedere prima, e poi le specie indonesiane. Questo è un quadro riassuntivo di tutto quello che vi ho raccontato. Noi usciamo dall'Africa, siamo usciti più volte, da 100-120 mila anni fa, e uscendo incontriamo forme viventi già esistenti, specie umane nostre cugine. Conviviamo, qualche volta ci accoppiamo e poi colonizziamo tutto il mondo, e soltanto noi, per esempio, siamo arrivati in Australia e poi abbiamo colonizzato le Americhe, perché nelle ere glaciali il mondo era diverso da come appare qua, c'erano degli interi continenti che ora sono sommersi, come la Beringia, oppure tutta questa zona qua era percorribile via terra, e quindi si poteva arrivare senza attraversare il mare dal Sudafrica fino all'America del Sud. Una delle conclusioni, ovviamente, delle conseguenze di tutta questa storia è, primo, che forse dobbiamo guardare all'evoluzione con un copino più di umiltà, senza pensarci come l'apice di questa storia, anche perché appunto ci siamo mescolati insieme, e la cosa interessante, ma la dico solo in chiusura perché non vorrei scandalizzare nessuno, è che noi sappiamo anche che gli accoppiamenti erano asimmetrici, cioè era sempre il maschio Neanderthal con una femmina sapiens, che per noi maschietti sapiens è veramente sconfortante, perché ci siamo fatti rubare le femmine già da 40.000 anni fa e quindi ne usciamo malissimo, diciamo, dall'evoluzione. Ma la seconda conseguenza è più seria ed è il fatto che, se la storia è andata così, vuol dire che quelle che abbiamo sempre chiamato razze umane non esistono, perché noi siamo una specie giovane, veniamo fuori tutti da un piccolissimo gruppo e non c'è stato il tempo per separare le razze umane. Quindi cancelliamo dal linguaggio della scienza il concetto di razza umana. Grazie. Thank you.